Cancella l'odio e il video vincitore di Toscana Spot 2022. Noite era il tema scelto per la nona edizione del concorso. Torna dal 5 novembre il Foiano Book Festival, una manifestazione ricca di eventi con il libro grande protagonista. La mostra dell'artista santacrocese Giuseppe Lambertucci, Lo spirito del mare, sarà allestita a Palazzo del Pegaso fino al 5 novembre. Toscana Spot contro l'hate speech. Cancella l'odio è il titolo del video spot vincitore di Toscana in Spot 2022. È stata infatti dedicata al contrasto al linguaggio violento, la nona edizione del bando del Comitato Regionale per le Comunicazioni. Noite è questo il tema individuato dal Corecom per il concorso, con la finalità di contrastare l'hate speech, inteso come ricorso a espressioni di discriminazione nei confronti di categorie o gruppi di persone in ragione del loro particolare status economico-sociale, della loro appartenenza etnica, del loro orientamento sessuale o del loro credo religioso. Specifica finalità del bando è consentire in particolare alle nuove generazioni di esprimere attraverso il linguaggio audiovisivo un messaggio di sensibilizzazione e consapevolezza, cercando di favorire nei giovani l'adozione di comportamenti contrari ad ogni forma di violenza e odio. I tre migliori spot audiovisivi che si sono aggiudicati il montepremi di 10.000 euro, 5.000 lo spot vincitore, 3.000 al secondo, 2.000 al terzo, sono stati presentati nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. Noi abbiamo voluto dedicare la scorsa festa della Toscana, che è la festa dei diritti, proprio a questa battaglia, una battaglia culturale contro il linguaggio d'odio che spesso troviamo in rete. È bello sapere che ognuno di noi può e deve fare la sua parte, perché quello che accada sempre meno. E ragazzi, voglio mandare un messaggio: non siate mai indifferenti di fronte a tutto questo. E come il video che si aggiudica il primo premio termina con un colpo di spugna contro le parole d'odio, credo che noi dobbiamo fare la nostra parte, essere a fianco a tutti coloro i quali si impegnano in questa direzione. E allora, compito delle istituzioni è quello di non voltarsi mai dall'altra parte, di sostenere ogni iniziativa, ogni progettualità, andando nelle scuole per segnalare quanto oggi sia importante questa battaglia contro le parole d'odio. E ogni anno cerchiamo con questa occasione di coinvolgere i tanti giovani che lavorano nel settore della comunicazione attraverso gli spot, attraverso piccoli film, e cerchiamo di lanciare dei messaggi che sono legati alle tematiche che insistono sulle condizioni delle nostre quotidianità. Quest'anno abbiamo voluto impegnarci sulle parole d'odio, perché consideriamo che quello che accade attraverso gli strumenti di comunicazione è spesso grandi opportunità da una parte, ma anche molte insidie. E allora i giovani toscani hanno presentato alcuni spot molto belli. È stato difficilissimo selezionare i migliori, lo abbiamo fatto con fatica, facendo emergere tre bellissime esperienze che potrete vedere sui canali della Regione Toscana, del Consiglio regionale e naturalmente del Corecom della Toscana. Il video vincitore Cancella l'odio di Mattia Pagni si distingue per il messaggio chiaro, diretto e positivo, la scelta dei soggetti coinvolti, l'elevata efficacia comunicativa, la semplicità della sceneggiatura e della soluzione del finale rendono il video particolarmente adatto ad una diffusione online e televisiva. Le parole d'odio sono una componente che fa parte a questo punto della vita di tutti noi. E le parole sono come un filtro che si va a spiaccicare sopra i vetri, che ci permettono di vedere quello che è fuori, quello che è il mondo, e non ci permettono più di vedere quello che è di bello che c'è di fuori del nostro mondo che ci ritagliamo. Se noi avessimo la capacità, avessimo il coraggio di cancellare, di pulire queste macchie che vanno a formarsi sulla nostra maniera di vedere il mondo, riusciremo anche a vedere la bellezza che c'è dietro a tutto questo. Quindi ogni parola d'odio che diciamo, ogni commento, ogni giudizio va a limitarci, va a imprigionarci dentro l'odio, dentro la parte brutta del mondo. Il secondo premio se l'ha aggiudicato Pastello Rotto di Roberto Russo. Lo spot di Roberto Russo colpisce per l'originalità del soggetto e l'efficacia del messaggio, affidato ad una metafora immediatamente comprensibile anche ad un pubblico giovanissimo. La discriminazione applicata ai pastelli colorati con cui giocano due bambine viene rotta dalla saggezza di una delle due, che nel finale lancia un messaggio inclusivo e risolutivo. Allora, Pastello Rotto era importante un messaggio che sia semplice, la semplicità. Ed è difficile oggi, perché nessuno vuole sentire più le lezioni, anche negli spot pubblicitari,
nel cinema, si cerca sempre l'immediatezza e alla fine la voce delle bambine poteva essere la soluzione a raccontare, a sensibilizzare sul tema praticamente dell'odio, dell'odio su internet, dell'odio verso gli altri, di non avere odio insomma, verso le persone, quindi la voce delle bimbe e poi soprattutto il parallelismo tra una bambina che parla, quindi spesso le persone che perdono tempo a giudicare, mentre l'altra fa, ascolta e non si cura di queste cose perché sono futili, pensa solo a fare il disegno, ecco. Quindi nelle azioni delle bambine, in quel piccolo dialogo si poteva riassumere tutto il tema di quest'anno, insomma, del concorso Noete. Il terzo classificato si intitola Essere Noete di Edoardo Giannini. Dal 5 al 19 novembre torna il Foiano Book Festival. Terza edizione per il Foiano Book Festival che si svolgerà a Foiano della Chiana in provincia di Arezzo dal 5 al 19 novembre. Nato nel 2019 da un'idea dell'assessorato alla cultura e patrocinato dalla Regione Toscana, il festival offre un ricco calendario di presentazioni di libri, incontri con autori, dibattiti, interviste, concerti, spettacoli e mostre con un protagonista principale, il libro. Un festival particolarmente apprezzato dal presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo. Qui c'è l'idea di Toscana, investire sui nostri piccoli borghi, investire sulla cultura. Oggi ogni iniziativa che investe in cultura, investe nella lettura, in questo caso investe sulla libertà. In un tempo complesso come quello che stiamo vivendo, investire sulla libertà è importante. Questo sembra essere un piccolo festival, iniziato 3 anni fa, invece la qualità, come potrete vedere nell'organizzazione, è qualcosa di importante e porta Foiano al centro della Toscana nelle prossime settimane. A sostenere l'iniziativa la consigliera regionale Lucia De Robertis. Conferma un'ambizione del nostro territorio di provare a fare cultura pensando ai giovani e facendogli capire quello che forse sanno più di noi, che leggere significa viaggiare, significa sognare, significa andare in un'altra parte rimanendo a casa. Questo credo che è un'ambizione di moltissimi. Loro sono stati molto bravi, il livello di quest'anno è davvero d'eccezione. Speriamo che ci sia la partecipazione di tante persone, ma soprattutto di tanti giovani, di tanti uomini e donne che immaginano nel libro un modo comunque di partecipare al sogno collettivo. A presentare la manifestazione il direttore artistico Anna Cherubini. Abbiamo creato questo Book Festival 3 anni fa, nel 2019, allo scopo di sensibilizzare semplicemente le persone alla lettura, cioè far venire voglia alle persone, agli abitanti non solo di Foiano, ma insomma della nostra area e possibilmente di tutta la Toscana, di leggere e di incontrare gli scrittori, perché poi molto spesso incontrare chi scrive i libri invoglia a leggerli, perché ci sono dietro storie, interpretazioni. E quest'anno abbiamo un bellissimo programma, devo dire. Abbiamo un buon numero di scrittrici donne, ma importanti, come Teresa Ciabatti, Chiara Tagliaferri, entrambe finaliste al Premio Strega, Federica Bosco, che è toscana, e Gaia Cenciarelli, che è romana. Poi abbiamo personaggi anche importanti come Walter Veltroni, Pupi Avati, abbiamo un attore che è Marco Bonini, abbiamo un piccolo gruppo di scrittori romani anche, e poi tra i romani, importante, Miguel Gotor, che è l'assessore del Comune di Roma, della cultura del Comune di Roma, e parlerà del suo libro sugli anni 70, gli anni di piombo. L'obiettivo infatti è questo, di portare gente fisicamente a parlare con degli scrittori, perché poi fare la presentazione di un libro è una cosa molto semplice, basta una cassa e un microfono e un po' di pubblico. La cosa difficile è quella di trovare autori, a volte sono più famosi, a volte meno famosi, ma che comunque riescano a avere un contatto con il pubblico. E siamo soddisfatti anche perché nell'anno in cui non abbiamo infatti potuto fare questo festival, l'anno del Covid, molte altre manifestazioni sono state fatte online, comunque non in presenza. Noi abbiamo preferito stopparla un anno per poi ripartire l'anno scorso, proprio per questo motivo, perché il bello e lo scopo di questo festival è portare persone in presenza in un contesto culturale come è poi il paese di Foiano della Chiana.
Tra gli ospiti della terza edizione, che prevede l'ingresso gratuito per i partecipanti, anche il fumettista Macox, il musicista e produttore Mauro Pagani e Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi, che in occasione dei 40 anni dalla vittoria del Mondiale di Spagna racconterà la sua storia. La chiusura è affidata a Federico Poggi Pollini, storico chitarrista di Ligabue, che si esibirà live con la sua band. Lo spirito del mare di Giuseppe Lambertucci a Palazzo del Pegaso. Il mare tra mito e realtà, con il suo movimento, la sua profondità e la necessità di essere tutelato dall'incuria dell'uomo, è il filo conduttore della mostra personale dell'artista santacrocese Giuseppe Lambertucci, Lo spirito del mare, inaugurata nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi. Il maestro Lambertucci oggi ci onora di una mostra bellissima intitolata Lo spirito del mare, che richiama il mondo marino e tutta la sua complessità. Un artista che emana e sprigiona nelle sue opere quello che lui è, una persona umile, una persona che si emoziona e che sa emozionare attraverso i suoi occhi profondi, profondi come quel mare che lui dipinge nelle sue tele, opere che richiamano la complessità di questo mondo oggi, che ricopre i tre quarti della sfera terrestre, il mare, e che purtroppo oggi ha ancora necessità di essere tutelato dal punto di vista anche dell'ambiente, dell'inquinamento, e nelle sue opere si richiamano molti aspetti anche dell'inquinamento della plastica, e oggi il tema delle microplastiche chiaramente è molto attuale. Ma nelle sue opere quello che più si evince è la velocità, il movimento, è sempre qualcosa che nell'aria, il movimento delle onde e del vento richiama anche la voglia di evadere, la voglia di essere nel mare, ma di trovare sempre una via di fuga dal mare, che è amore, che è un ambiente sicuramente da osservare e che fa esso stesso emozionare, ma al tempo stesso deve essere tutelato, e quindi in questa mostra c'è una complessità veramente profonda. In esposizione 26 opere che abbracciano 20 anni di pittura dell'artista legate al tema dell'ecologia. Tuttavia, come ha ribadito l'artista stesso, l'ecologia non è l'unico tema che domina la sua produzione. Il discorso mio dell'interessamento sull'inquinamento non è che sia l'unica fonte del mio lavoro, però trovo interesse perché in passato, attraverso proprio il Padule di Fucecchio, ho avuto un'emozione negativa di quello che poteva essere il mondo oggi nell'inquinamento. Ho trovato dell'acqua immonde in un posto di meraviglioso, di pace, di tranquillità. E qui ecco, quella è stata la mossa che ha spinto il mio interesse a questo tema. Non è un tema che domina interamente la mia produzione, io faccio tanti ritratti, faccio tutto quello che mi piace fare, però il Padule rimane un punto focale del mio interesse. Ecco. E qui vedete delle opere proprio che abbracciano 40 anni di pittura, ecco perché voglio giustificare il discorso del Padule, da dove è partito il mio interesse. Qui ci sono delle opere di 40 anni fa, di 30 anni fa, di 10 anni fa e attuali. Ecco. E speriamo che l'osservatore rimanga colpito in modo positivo, come rimasi colpito io, negativo ma positivo, nel senso che ho potuto sviluppare la mia protesta. Questa mostra di Lambertucci, che è riepilogativa di 20 anni di pittura dedicata al tema ecologico, direi, insomma. L'ecologia è per Lambertucci non semplicemente il rapporto, insomma, dell'uomo e dell'uomo consumatore con l'ambiente, e quindi l'incidenza della civiltà sull'ambiente, ma l'ecologia è anche direi il rapporto armonico tra le persone e i popoli.
La mostra sarà visitabile fino al 5 novembre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, il sabato dalle 10 alle 13.